che sono degenerate in questo paese, questo modulo viene distrutto. Prima ancora che potesse essere messo in funzione. Allora non si capisce se è stato collaudato, non si capisce se è stato consegnato, non si capisce se la consegna è avvenuta all'amministrazione comunale. E se è avvenuto tutto questo, i soldi vengono dalla Comunità Economica Europea attraverso la Regione. Se la spesa di 500.000 euro complessiva è stata effettuata per conto della Comunità Economica Europea e della Regione Calabria, nel momento in cui, senza aprire al pubblico, senza essere in nessun modo fruibile dal pubblico, viene distrutta, chi paga? Qui c'è il problema, l'interrogativo che va posto nelle sedi opportune. Questa opera distrutta, adesso chi paga? Chi paga? E questo è uno degli esempi, ma ne possiamo fare tantissimi. Quindi è ora che le persone di questo paese, che hanno a cuore il paese, che hanno a cuore questa comunità, che poi è una comunità che influisce positivamente su tutto il territorio, influisce positivamente o negativamente a seconda di come si comporta, è bene che si mettano in campo e che persone di buona volontà si uniscano, indipendentemente dalle correnti politiche, dalle ideologie politiche, e parlino e cominciano a dialogare, cominciano a confrontarsi, perché solo attraverso il confronto può uscire una cosa. Invece che sta succedendo? Che c'è invece la proposta, io faccio il sindaco, quello fa il sindaco, l'altro fa il sindaco, chi farà il sindaco? Il tutto sindaco. Anziché proporre alla popolazione progetti, programmi, eccetera, di il grande respiro che questo territorio ha e la disponibilità a, a mettersi al lavoro per realizzare questi progetti, poi il sindaco va a scelta la persona più giusta, quello più adeguato, perché può essere fatto questo solo se c'è un accordo più generale, di tutte le forze politiche, economiche, sociali, che concorrono a formare una nuova classe dirigente che porterà avanti questi problemi. Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grilli e stelle, storie fotografate. Il telegiornale è terminato, grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.